dinamico della società, non è una cosa che la Juventus vuol fare, quindi secondo me si arriverà agli ultimi giorni di agosto, se l'Inter non ha trovato una soluzione prima, quello è il momento in cui le due società si possono mettere d'accordo. Un'ultima cosa, Lorenzo, che siamo davvero in chiusura, fammi, secondo ipotesi tua o fonti, insomma, che hai, qualche nome dei possibili partenti. Khedira, punto interrogativo. Mandzukic, punto interrogativo. Allora, partendo dalla porta abbiamo Perin. Che in queste ore sta valutando la nuova offerta del Benfica, perché si è reso conto che in Italia comunque le porte sono chiuse in tutti i sensi. Forse ci potrebbe essere un'ipotesi Lazio in caso di cessione di Stracoscia, ma in questo momento non è l'ipotesi più concreta, in questo momento il Benfica è l'ipotesi più concreta. Cancelo in difesa, se arriverà un'offerta giusta sui 60 milioni di euro. A centrocampo, come dice Mizuki, Dira e che dire Blaise Matuidi, che interessa in Francia, Paris Saint-Germain e Monaco. E in avanti molto dipende dalle offerte che arriveranno, anche Douglas Costa non è intoccabile comunque, nonostante le parole di Sarri, dipende, il suo futuro dipende molto dalle offerte, così come, come il futuro di Dybala. Chiaramente non parliamo di offerte semplici, non parliamo di richieste basse da parte della Juventus, ma di richieste importanti, soprattutto per Dybala, superiori a 100 milioni di euro, quindi non è che si trovano compratori a tutte le ore per queste cifre. Che sul mercato sono chiaramente le punte centrali, Higuain e Mandzukic, oltre come abbiamo detto molto bene. Grazie Lorenzo, come sempre, a presto. Grazie a voi, a presto. Allora andiamo a vedere velocemente, visto che mancano due minuti, il profilo Twitter ufficiale della Juventus, cosa riporta, eccolo qui, andiamo in tempo, ecco, con la tecnologia. Juventus Women, la Bonansea, Marione Mandzukic, un attimo solo andiamo dall'inizio, eccola qua, poi Marione Mandzukic con una bella immagine. Juventus batte nel Monaco nella semifinale di torno di Champions 2017, qualche immagine della rapidità e l'agilità dell'allenamento di questa mattina, immagine che arrivano dal profilo Twitter della Juventus, lo ricordo, poi ancora, ecco qui, più di una in sostanza, no? Questo è il resoconto, mamma mia quante ne ha messe. Happy birthday a Bobo Vieri, buon compleanno al bomber che ora se la gode altrove, giustamente. Andiamo a vedere per terminare il bianconero.com con eccola qui, di lì ci siamo, ore decisive, ma anche tre nomi in uscita, al punto sull'asse Juve-Raiola, hanno cambiato un po' quello che è l'impaginazione. Chiesa resta, secondo Montella, non ci risulta voglia andare via, Juve dettagli sulle liste per Serie A e Champions, Sarri al lavoro sul 4-3-3, prima novità per la Juventus. E poi ancora buonasera, ho avuto proposte ma resta la Juve, Dybala San Paolo non mi salutava neanche, Scaloni mi vuole da Nobel. Questo è il bianconero. Grazie, ci rivediamo per quel che mi riguarda. Terminato il TG Planet dalle 15 alle 16, tra poco come sempre, spazio a tutto lo stadium con le vostre telefonate, mail e SMS. Rimanete con noi. Dice che lo chiama lei, ma non lo farà. Ride per non piangere. Quando si dice un messaggio esclusivo, dai inizio a qualcosa di vero. Scarica la nostra app e conosci persone interessanti e pronte per una storia vera. Mythic. Gira, 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 scegli Roto Wash. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta.
La nuova Honda HR Vista, rivista stilisticamente, un nuovo frontale, due nuovi gruppi ottici, anche gli interni sono cambiati, è stata impreziosita, ma mantiene sempre la sua tecnologia, soprattutto mantiene le sue motorizzazioni eccezionali, perché abbiamo già sempre il 1500 benzina da 130 cavalli e il 1600 turbo diesel da 120 cavalli. Si è aggiunta una nuova motorizzazione, sempre 1500 di cilindrata, e parliamo di prestazioni, perché parliamo di ben 180 cavalli per la versione più sportiva, la versione sport, che è una novità assoluta che vi invitiamo a venire a scoprire e a provare qui da noi. Pensate, la nuova Honda HR-V può essere vostra a partire da soli 19.200 euro e soprattutto riusciamo ad avere questa offerta particolare, perché per tutto il mese andiamo ad avere delle supervalutazioni del vostro usato che vi arrivano fino addirittura a 4.900 euro. Ma non è finita qui, perché la nuova Honda HR-V potete portarla a casa anche con anticipo zero, solo 252 euro al mese e zero maxi rata. Un'unica rata da 252 euro al mese e potete portarvi a casa l'auto. Non perdete l'occasione, perché la nuova Honda HR-V è qui che vi aspetta. Anche questo scampolo di trasmissione. E poi abbiamo invece Daniel Pisani, lui che va un po' a essere il nostro moderato. L'ambasciatore dello sport. Grazie mille, mi fate arrossire esattamente come la mia giacca. Con questo bel clima si ha tanta voglia di immaginarci grandi, non solo noi, ma soprattutto gli eroi bianconeri. Abbiamo già il telefono che squilla, io parto allora dando la parola a voi da casa, pronto? Già. Ricomponete il numero. Siamo in attesa. E nel frattempo? Siamo in attesa, perché sembra che ormai si sia veramente vicini, in attesa di vedere in bianco nero D'Elite. D'Elite, sembra di sì o sembra di no? No, sembra di sì, sembra che manchi veramente, veramente poco. Nel frattempo io continuo a battere sempre sullo stesso tema in questi giorni, le cessioni. Bisogna vendere. Ma per forza, ma l'avevamo detto che la scorsa volta, e cioè, per usare un linguaggio di diritto del lavoro, la Juventus Food S.P.A. è un'azienda che ha lavoratori dipendenti, perché non dimentichiamoci che i calciatori, comunque sia, per certi versi, sono assimilati ai lavoratori dipendenti, quindi ha dei lavoratori dipendenti in esubero. Perché? Perché ha assunto nuovi lavoratori dipendenti e quindi, come si dice, pieno per vuoto o vuoto per pieno, Daniel? Questo pieno per vuoto. Quindi pieno per vuoto, cioè bisogna ovviamente svuotare, dando spazio, per dare spazio ai nuovi arrivi. Svuotare in questo caso significa far entrare soldi nelle casse della società, e la Juve comunque sia, come tutte le società, ma la Juventus, non avendo potuto arrivare alle semifinali, diciamo, di Coppa dei Campioni, lasciamo perdere la finale, ha avuto una perdita economica per quanto riguarda la Champions League di notevole rilievo. Quindi sono soldi che sono mancati per finanziare il mercato, sì. Dice l'avvocato Cignatta, mentre negli anni passati c'erano. Vado al telefono, poi passo la parola a Daniel Pisani. Pronto? Pronto, ciao Carol, buona giornata, sono Dario De Busca. Ciao Dario, benvenuto. Ciao, vi saluto tutti, buongiorno. Gli ospiti, siete sempre grandi e tutto. Volevo soltanto
chiedere una cosa. Sono preoccupato, forse una cosa lì sulle fasce. Non sono proprio tanto convinto alla gestione di Cancelo e Alessandro, se si riprenderà il primo anno, altrimenti neanche lì non siamo tanto portati. E Silvio, come dice il campionato, ma in esempio non ti convince. Non so, Quadrato non lo vedo proprio su quella fascia lì. Comunque un po' lascio detto a voi e davanti, va bene, vedremo cosa fanno, però sulle facce sono abbastanza preoccupato. Grazie Dario, allora. Grazie, buona giornata e complimenti a tutti. Grazie mille, grazie. Buona giornata a te. Preoccupato per le fasce, metto questa sua dichiarazione insieme ai tanti messaggi che ci arrivano in questi giorni che mettono in dubbio la cessione di Cancelo. Beh, c'è anche da dire che Cancelo comunque non è un giocatore disprezzabile, ci mancherebbe. No, anzi, diciamo che assolutamente trovare un terzino di questo calibro e sostituirlo non è assolutamente facile. La Juve è un cantiere aperto, parliamoci chiaro, perché giustamente abbiamo ricordato molte cessioni, ma anche potrebbero esserci delle sorprese. Per esempio proprio oggi sul quotidiano torinese Sportivo si parlava di un possibile ripensamento su Mario Mandžukić, quindi di conseguenza secondo me questi giorni, oltre che per, come dire, interpretare il neosarrismo bianconero, una nuova filosofia che si sta sviluppando nel corso di questi primi allenamenti, io credo che anche il mister seriamente debba fare una valutazione su chi magari possa anche essere reintegrato. Ricordava giustamente Angelo il discorso di Cancelo, va bene, si fa una grande plusvalenza dal punto di vista chiaramente finanziario, di rientro, di plusvalenza, tu sei un maestro in questo, però dal punto di vista tecnico poi non sarebbe assolutamente facile andare a sostituire il fuoriclasse portoghese. E questo è il punto. C'è un surplus in avanti, cioè c'è un surplus in attacco, mentre c'è una penuria, diciamo così, una penuria se guardiamo guardiamo anche le caratteristiche tecniche dei giocatori, c'è una penuria in difesa. Il centrocampo è lì perché adesso abbiamo Ramsey e poi è arrivato Rabiot. De Ligt si mormora, sì, vediamo se sarà veramente cosa fatta. Però in avanti c'è Dybala, Higuain dove si mette? Higuain dovrebbe andare in prestito, ci sono sia la Roma sia il West Ham su di lui e l'idea però poi è un obbligo di riscatto, perché comunque pesa ancora nettamente su quello che è il bilancio bianconero e di conseguenza è un discorso economico ma anche tecnico, perché come voi giustamente avete sottolineato c'è grande abbondanza in avanti. Però volevo tornare sulle fasce, perché quello che ha detto Dario è quello che ritrovo in questi giorni in molti messaggi e mail dei nostri telespettatori. Non sono tanto d'accordo, perché qual è l'alternativa a Cancelo? Lui è anche andato oltre dicendo a me non convince comunque Quadrado, perché ci può essere l'idea di spostare indietro Quadrado. Quadrado non mi convince, su Alessandro ho il dubbio. Che stagione farà? Le ultime viste o la prima che ci aveva fatto dire è guardate che giocatore? Quindi è un discorso tecnico. Vai avvocato, poi voglio sapere l'analisi di Daniel, qual è la tua idea sulle fasce? Secondo me Sarri ha in mente di recuperare questi giocatori che con la gestione, diciamo così, Allegri si erano un pochettino spenti, perché comunque sono giocatori di qualità, e cioè basta recuperarli. E poi c'è da dire, non è che un giocatore debba sempre e comunque giocare in un determinato ruolo. Oggi ai calciatori, tranne gli estremi, certo non si può chiedere a un centrocampista di fare il portiere, anche se queste cose le abbiamo viste, ma oggi ai giocatori si chiede di avere quella che si chiama duttilità, e cioè dimostrare l'adattamento a un ruolo che non era quello, diciamo così, normalmente ricoperto. La storia lo insegna, c'è un precedente che direi che è assolutamente doveroso ricordare, faccio ovviamente riferimento a Zambrotta che Lippi reinventò completamente, divenne addirittura un perno fondamentale per la vittoria degli Azzurri nel 2006 nei mondiali di Germania, non dimentichiamolo. Io credo che comunque la Juve dovesse vendere Cancelo, come
credo ahimè sia probabile, si ributterà sul mercato. Tante volte nemmeno la società in questo momento può avere in testa un profilo, ma dipenderà anche dalle situazioni, dalla gestione dei mercati delle altre big d'Europa. Magari potrebbe venire fuori veramente l'occasione giusta, si è parlato a lungo di Darmian, e non dimenticherei, sposo in pieno la teoria di Angelo, il discorso della duttilità, quindi anche un discorso di Quadrado, ma io insisto, l'avevo anche già detto qui proprio con te, con Carol, attenzione a quello che aveva già fatto mister Allegri con l'Atletico Madrid, che secondo me è un esperimento che verrà ripetuto, vale a dire un Emre Can che possa essere anche schierato nel ruolo difensivo, perché un giocatore del calibro di Emre Can io non credo che sia destinato alla panchina. Adesso a centrocampo dovesse arrivare anche Zaniolo, abbiamo veramente tantissimi giocatori, ivi compreso Khedira, che al momento non è stato ancora ceduto, probabilmente verrà ceduto, ma Khedira fa parte al momento della rosa della Juventus. Quindi io credo che Emre Can sia di uno di quei giocatori, come ha detto Angelo, duttili, che potrà essere utilizzato alla bisogna anche in difesa. E poi la Juve faccia un azzardo, comincino a pescare dalla primavera, li buttino in prima squadra, De Ligt, Docet, cioè De Ligt ha 19 anni ed è un calciatore al momento dell'Ajax che dovesse arrivare alla Juventus sarà pagato fior di milioni. Questo ragazzo, perché è il caso di dirlo, che ha 19 anni, arriva dalle giovanili dell'Ajax. La Juventus prende esempio da uno squadrone come l'Ajax, prenda dei giocatori dalla primavera, li butti in prima squadra, li faccia giocare. E se sono rose fioriranno, perché altrimenti ci troveremo sempre comunque a dover mettere mano al portafoglio per cessioni e acquisti soprattutto onerosi, che poi non è detto che diano i risultati sperati. Torno al telefono con i nostri telespettatori e poi riprendiamo da dove avevamo lasciato con l'avvocato. Pronto, buongiorno. Mi chiamo Paolo, ma quel signore lì, l'avvocato, ma ha visto giocare la primavera qualche volta l'anno scorso? Ma cosa sta dicendo? Ma ha visto la primavera giocare qualche volta o va al circolo? Guardi la primavera, ma chi è che si può andare la primavera e entrare in prima squadra? Ma piacciamola qua, buongiorno. Allora, io invece che l'ho seguita la primavera, seguendo noi le giovanili, diamo una risposta a questo signore che forse va al circolo delle bocce. Non ha torto nel fatto che grosse difficoltà ha avuto la primavera della Juventus. Si pensava che vincesse il campionato a mani basse, invece è stata nei bassi fondi. Io faccio allora un discorso più ampio. Ma non vuol dire... Facciamo sì che possano crescere i talenti, interpreto quello diceva l'avvocato Cignatta, e poi quando ci sono... cerchiamo di accelerare questo processo. Però scusami Angelo, alla fine l'Under 23 era nata proprio per questo, per essere in sostanza diciamo la via di mezzo fra la primavera e la prima squadra, perché il salto era notevole. Io seguendo le giovanili ti posso dire che già l'Under 14, Under 15, Under 16 già da un anno all'altro cambia tantissimo, può cambiare il giocatore, ma anche il tipo di campionato. Passare poi la primavera è già vissuto come un salto importante, quindi forse bisogna, prima di attuare quello che dicevi tu, far sì che vengano coltivati nuovi talenti, lavorare, l'abbiamo detto tante volte quando l'Italia è uscita dai mondiali e si parlava di riformare il calcio italiano, lavorare perché si possano creare le condizioni per poi avere dei giocatori sì, da inserire in prima squadra. Ma io non ho detto azzeriamo tutto e prendiamo la primavera. Ho detto, guardiamo dei giocatori emergenti nella primavera, teniamoli in considerazione, facciamoli allenare con la prima squadra, facciamoli sedere in panchina, anche perché è previsto che ci siano dei giocatori della primavera. No, ma l'avvocato, io so che tu stai facendo un discorso economico, l'avvocato fa un discorso tecnico. Ma sto facendo anche un discorso... Sto facendo un discorso... Perché le squadre hanno poi problemi di bilancio? Se tu fai crescere i talenti, quelli sì che poi sono a costo zero e anzi magari li vendi, fai delle plusvalenze, e in più hai dei giovani talenti che ti sei cresciuto e hai una fucina dalla quale attingere senza dover andare in altre squadre. Ovvio che bisogna avere. Ricordate Spinazzola e l'Atalanta, riprendo dopo la pubblicità, c'era il prestito biennale, Spinazzola doveva arrivare, l'Atalanta che era in difficoltà ha detto no, invece se tu li hai a casa tua puoi decidere come utilizzarli. Ci torniamo, intanto vi metto su Twitter Iguava Mario Resta, quello che
che diceva anche Daniel Pisani, c'è adesso il dubbio, Mario Mandzukic ha detto che vuole restare, bisogna vedere cosa deciderà la Juventus, rispondetemi su Twitter pubblicità. Autofrancia su oltre 400 autovetture in pronta consegna, super valutazione del vostro usato fino a 2000 euro anche se vale zero. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino. Scopri di più su autofrancia.it. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi. Andiamo ora a scoprire tutta la gamma delle nuove Hyundai disponibili in pronta consegna da Audiello e Varallo. Hyundai Tucson 1.6 benzina, 132 cavalli, X-Tech con cerchi in lega da 17 pollici, cruise control e schermo touchscreen da 7 pollici con CarPlay, Comfort Pack e Safety Pack. A soli 22.900 euro con sconto rottamazione. Passiamo ora alla nuovissima Hyundai i10 Tech Benzina 1000, 67 cavalli con cerchi in lega da 14 pollici, con fendinebbia e luci a LED e cruise control, ad un prezzo stracciatissimo di 11.000 euro. Hyundai Tucson 1006 Benzina, 177 cavalli Excellence, 4WD CDT, con Hyundai Smart Sense, letter pack e cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED, impianto audio premium, a soli 35.250 euro con sconto rottamazione. Hyundai Kona 1006 Diesel, 115 cavalli X Possible, Tecno Pack con navigatore, impianto audio premium, schermo touchscreen da 8 pollici, caricatore wireless per cellulare, a soli 22.400 euro con incentivo di rottamazione. Torniamo allora sul discorso dei vivai. L'avvocato Angelo Maria Cignatta faceva un discorso economico ma tecnico dello stesso tempo. E anche sociale, nel senso che questo, addirittura, sì, perché questo, andiamo ad ampioraggio. Perché mia moglie chissà. Si può dire che si può dire positivo. Ma ricordo bene, una conferenza stampa a metà campionato, forse mi sembra aprile, quando la Juve, come dire, sembrava che fosse entrata in una forma di ipnosi calcistica, ebbe a dire questo, che se le squadre non curano i vivai giovanili, si troveranno sempre costrette a dover acquistare all'ultimo momento calciatori, diciamo così, che sono emergenti nei vari campionati, dovendo mettere mano al portafoglio e essere costretti ad effettuare sborsi notevoli. Vediamo quello che c'è. E ritorno al discorso di De Ligt. De Ligt è l'espressione tipica di un ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Ajax, però per poter avere un De Ligt italiano bisogna avere una squadra come l'Ajax che abbia questa filosofia, cioè curare i calciatori si può dire dagli elementari. L'Ajax lo sa fare perché si preoccupa. Avvocato, con Ken l'hanno fatto però. Con Ken l'hanno fatto. Quindi tu vorresti moltiplicare l'esempio Ken un po', ma almeno in tutti i reparti. Almeno. Daniel, cosa ne pensi? Allora, vediamo la parola ai telespettatori, ci stanno anche scrivendo, hanno anche la soluzione a Cancelo che se ne va. Mi hai definito un diplomatico, proverò a non smentirmi, nel senso vabbè, ovviamente. Ma se ti vuoi lasciare trascinare l'enfasi dell'avvocato, liberissimo. Assolutamente, anche perché è un bel contrasto. No, io condivido assolutamente l'idea di base, però vorrei... Dammi ragione, sarà peggio per te. Vorrei anche però ricordare che la Juventus ha preso un'altra strada proprio nell'ultimo periodo, da quando insomma ha comprato Cristiano Ronaldo, lo vediamo. Cioè, secondo me, noi vivremo ancora quest'anno certamente, ma forse anche il prossimo, tutto il periodo in cui Cristiano Ronaldo sarà parte integrante della nostra Juve, dove la Juve lavorerà, ma lavorerà sotto traccia per quanto riguarda la primavera. Tanto è vero che, lo ricordiamo, l'ha preso Fabio Pecchia come allenatore, un allenatore che insomma fino a due anni fa, allenava il Verona in Serie A, non ha preso un allenatore dalle giovanili proprio perché vuole lavorare sul settore giovanile, quindi il concetto è assolutamente corretto. Però con Ronaldo ad adeguarsi alle altre big europee. Credo che ancora per qualche anno la Juve, avere
giocatori di quel livello. E questo mercato, che Max definisce un signor mercato, per esempio l'Inter con noi è un gap importante, figuratevi adesso che avremo dei diti in più, stiamo facendo un signor mercato. Quindi perfettamente sei d'accordo, d'accordo, sta facendo un signor mercato la Juve? Io con Max sono sempre d'accordo, anche se non lo conosco, premetto, però dice sempre delle... esprime dei concetti interessanti e le sue idee le condivido quasi sempre. Sì, sta facendo un gran mercato, perché poi non giochiamo figurine, come dico sempre io, andiamo a guardare anche l'aspetto economico. Ramsey e Rabiot sono due signori giocatori presi a parametro zero. Rabiot, lo scorso anno il Paris Saint-Germain per Rabiot chiedeva 60 milioni di euro. Poi lo so che il tifoso va a sognare Pogba, io per esempio sogno Isco, non l'ho mai negato, se dovessi prendere un giocatore nel mucchio prenderei Isco, che è il mio pallino. Però rendiamoci anche conto che alcuni giocatori, vedi Isco, sono quasi inavvicinabili perché il cartellino è nelle mani di una società del calibro del Real Madrid, ed altri giocatori come per esempio il nostro Polpo Pogba, la Juve ha già fatto una plusvalenza straordinaria proprio per una politica che appartiene alla famiglia, alla sacra famiglia Agnelli dai tempi. Non penso assolutamente che la Juve vada a rispendere 140-150 milioni per un giocatore che ha venduto. No, anche Daniel, perché... scusami Angelo, volevo inserire questa mail di Mimmo Tabaccone che dice: il vero problema è il centrocampo, perché i due nuovi non li vedo decisivi. Ramsey è rotto, guardate la sua storia, Rabiot è un gregario, ma anche il top alla Isco, Pogba o Zaniolo. Questa è una mail che potrebbe avere anche due anni, perché sono almeno faccio riferimento da quando è nato Top Planet, e sono ormai tre anni, che le mail che arrivano principalmente vanno a toccare il centrocampo quest'anno. Anche l'anno quello scorso. Che stupisce, sì, ma quest'anno è che con l'acquisto di questi giocatori, come giustamente si ricordava, tra l'altro, grande occasione a parametro zero, che vengono da realtà importanti, non convincano, e la sensazione sia ancora che manchi il top. Facciamo una distinzione fra il giocatore adatto alla squadra e il top, che potrebbe essere appunto Pogba, Isco. Quindi vogliono un giocatore già affermato, allora non ce la raccontiamo, un Ronaldo di centrocampo. Doveva arrivare il corrispettivo di Higuaín per il centrocampo, non è mai arrivata quella ciliegina, per qualcuno manca ancora. Sarebbe stato Pogba, perché? Perché comunque sia Pogba è stato allevato dalla Juve, Pogba è stato acquistato a parametro zero e ricordiamoci tutti a quale cifra è stato ceduto. Quindi se tornasse... La ricorda bene il suo procuratore Minoraiola. Esatto, Minoraiola, che è partito da una pizzeria, guardate che carriera ha fatto, per dire che tutti quanti abbiamo dei talenti che possiamo giocare. Però dicevo, Pogba ha giocato nella Juve, quindi conosce l'ambiente Juve, e a centrocampo comunque faceva un figurone, cioè sapeva esattamente, svolgeva egregiamente il suo ruolo da centrocampista. Quindi tornasse Pogba, rafforzerebbe sicuramente, a mio avviso, il campionato. Per ritornare al discorso delle giovanili, e tu Daniel dicevi la Juve, se ho capito bene, in questo periodo lavorerà essenzialmente in funzione di Ronaldo, cioè sì, però c'è da considerare questo: quando poi Ronaldo, calcisticamente parlando, non ci sarà più, la Juve che cosa farà? La Juve che si è strutturata, diciamo, esclusivamente su Ronaldo per cercare di mettere, per fare in modo che possa mettere a frutto le sue qualità. Quando poi tra qualche anno smetterà, che cosa succederà? Non vorrei che fosse un altro errore, cioè spendere tanto in funzione di un giocatore, sia pure come Ronaldo, e trascurare quell'aspetto importante che può essere rappresentato dalle giovani. Però questa è solo un'impressione. Però io credo che il tifoso... Cioè, poi vado al telefono e rimanete scusa, lì. Sono prego, Daniel. Entro un po' nella mentalità del tifoso. Il tifoso abbia il desiderio... Il tifoso vuole vedere subito. Di completare il ciclo, sì. Cioè vale a dire arrivare alla stella consecutiva, non manca ormai ma tanto. Ma poi è rimasto nel cuore. Ma stiamo parlando di un profilo che è andato via per questa mega offerta, convinto dal... suo procuratore, altrimenti tutti avrebbero tenuto Pogba, prima di quell'offerta sarebbe rimasto anche lui. Faceva gol anche la Juve, l'offerta.
faceva gol a Caglione. E poi comunque certi giocatori nascono una volta ogni 20 anni. Non dimentichiamoci che l'artefice di quella finale di Berlino del 2015 fu proprio il centrocampo. La Juve non è che avesse un grandissimo attacco. Vedi Daniel, perché molti continuano a scrivere che manca qualcosa. Perché Vidal, non si è più visto Pirlo, Marchisio. Okay. E lo so, però per esempio un Pirlo dove lo vai a prendere? Non c'è. L'avvocato Cignatta dice: tu coltiva i talenti, fai in modo di individuarli, farli crescere e te li trovi da buttare in prima squadra. Ma completando me... È un lavoro lungo però, no, Angelo, è correttissimo il tuo ragionamento, ma è un lavoro molto lungo che bisognerebbe riprendere. Ribadisco, si è vista con l'uscita d'Italia ai mondiali che qualcosa è da rivedere in generale del calcio italiano, non soltanto della Juventus. Andiamo al telefono. Pronto? 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 Pronto, non sentiamo benissimo, provate a richiamare. Nel frattempo io volevo dire che su Twitter non convince tanto il discorso di Mandzukic. Nel senso che va via? Ma c'è da dire, è un po' sotto traccia, cioè sì. Mandzukic non ha offerte, come dire... Sembra solo il Borussia Dortmund, però... Il Borussia, perché alla Cina aveva già detto di... Ieri c'era una voce che potesse interessare al Bayern come vice Lewandowski, però direi molto flebile, ecco, da questo punto di vista. Però scusate, ribadiamo che tra quella che è la volontà del giocatore che dice resto e quella che è la società, poi prevale quella che... vedere, perché molti hanno scritto è andato via Allegri, non vedo quanto spazio possa avere. Un altro, adesso vado a recuperare il tweet, se arriva Icardi va bene. Mandzukic ha salvato tante situazioni pericolose. Però adesso si vuole onore. Qualcuno che faccia gol. C'è da dire che Mandzukic è un giocatore che non è mai entrato nelle corde della tifoseria sicuramente juventina, pur essendo un giocatore di grande valore tecnico, perché è un combattente, cioè prende colpi, ne dà, non si lamenta mai. E quando mezza squadra era infortunata, non dimentichiamoci che Mario Mandzukic era lì a tenere la posizione. Potrebbe anche essere un'arma tattica, ovviamente, sempre che la Juve vada a comprare un altro grande attaccante, perché un conto è il Mandzukic spremuto da mister Allegri lo scorso anno, che non ne aveva più, era un giocatore nelle ultime partite inguardabile, e lo dice uno che è un grande sostenitore di Mandzukic, ma perché era spremuto. Un altro discorso è avere un Mandzukic che ovviamente in accordo col giocatore stesso si possa mettere al servizio, possa essere l'uomo in più, possa essere l'altafini della situazione, ovviamente con un ruolo diverso, però con il giocatore che ti entra a partita in corsa e possa cambiare l'inerzia dello stesso match. Sì, sono d'accordo. Vado su Twitter, grazie di tutto, ma il loro tempo alla Juve è finito, tutti e due da vendere, per esempio, scrive Francesco, sia di Guin che di Mandzukic. Io ho letto questo sui tantissimi che sono arrivati, perché credo che l'idea ormai anche di molti tifosi è che stia nascendo una nuova Juve, non soltanto pochi innesti, ma la nuova Juve di Sarri avrà un'identità ben precisa, e ci sono dei giocatori che hanno dato tanto nella Juventus di Allegri, ma che non rientrano più nel progetto. Torniamo a parlarne anche con voi da casa dopo una brevissima pausa, 2 minuti. Lo chiama lei, ma non lo farà. Ride per non piangere. Quando si dice un messaggio esclusivo, dai inizio a qualcosa di vero. Scarica la nostra app e conosci persone interessanti e pronte per una storia vera. Mythic. Gira, 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 scegli Rotto Wash. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta. Che occasione all'Autofrancia! Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture in pronta consegna, super valutazione del vostro usato, fino a 2.000 euro anche se vale zero. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino. Scopri di più su autofrancia.it. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi. Buongiorno a tutti dalla concessionaria Renault Rabino. Questo mese, ad aprile, abbiamo delle fantastiche offerte sulle macchine
familiari e sulle macchine spaziose. Quindi partiamo con Renault Megane. Renault Megane, sia nella motorizzazione benzina che nella motorizzazione diesel, abbiamo fino a 7.000 euro di sconto rottamazione. Venite a scoprire l'offerta, venite a scoprirla su Renault Megane 5 porte, su Renault Megane Station Wagon. Venite anche a scoprire l'offerta, altrettanto valida, anche lì abbiamo fino a 7.000 euro di sconto sui monovolumi, quindi parliamo di Scenic e di Grand Scenic. Vi aspettiamo, prenotate il vostro test drive, ci trovate in Corso Torino 18 ad Avigliana e in Corso Torino 240 a Pinerolo. Vi aspettiamo numerosi. E rieccoci, allora, spazio ai nostri telespettatori, pronto? Pronto, buongiorno, che è da Brescia, buongiorno ai vostri ospiti e a lei. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, allora, domani torna Ronaldo, giusto? Bene, io, esatto, facendo un raffronto sull'impatto che questo giocatore comunque ha sulla Juve, io e altri come me, insomma, tra i juventini qui, abbiamo fatto un confronto tra lui e quello che ha portato, cioè per esempio il Barcellona di Messi l'anno scorso, uscito addirittura prima della Juve, poi abbiamo visto Messi e la nazionale argentina, l'ennesimo flop. Io dico Messi perché sono, tra lui e Ronaldo vengono giustamente considerati i migliori al mondo, i due top, e da 10 anni si scambiano i ruoli, eppure diciamo, ovvio, le critiche ci possono essere anche per CR7, ma se facciamo un confronto, anche Messi, voglio dire, non è da meno che le critiche, perché ha ottenuto oggettivamente di meno. Poi l'ultima chiosa, tra i giocatori che sono Mondamonitola, sentiamo, tanti si sbordano, abbiamo Chiasa, è un giocatore di 23-24 anni, credo che probabilmente andrà via, ma io lo vorrei, mi piacerebbe che lo testasse, perché secondo me può dare. Aspetto un vostro giudizio e buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata. Ti rispondiamo subito. Ha avuto un brutto infortunio e per quanto si sia ripreso, anche per la giovane età, meglio, se guardiamo rispetto a Marchisio, è stato più o meno della stessa tipologia. Quindi credo che, unito a quello che ha fatto vedere nel poco spazio che ha avuto alla Juve, non rientri nel progetto, e poi c'è anche un discorso magari di convenienza economica, no? per vendere Piazza. Io veramente sono dell'idea che Sarri voglia ripartire da alcuni giocatori valorizzandoli, ma che la Juve stia facendo un mercato almeno di prospettiva, almeno medio periodo, sta comprando i giocatori giovani, perché non puoi, e qui sposo le teorie dell'avvocato che tiene d'occhio i conti, ogni anno puoi spendere tanto per il mercato, prendi dei parametri zero che al massimo rivendi facendo delle plusvalenze, allora lì puoi finanziare eventualmente quegli altri, quei due o tre colpi che ti possono poi servire l'anno prossimo. Ma adesso stai, non possiamo parlare di rifondazione, parliamo di fondazione della Juventus di Sarri, ecco, lo chiamo così. Dato. Adesso non puoi più spendere comunque, perché acquisti. No, hai fatto la scelta. Acquisti importanti. Li spendi per la difesa. Basta. Cioè, anche non hai più Barzagli, hai Chiellini che hai ancora quest'anno, Rugani sappiamo che non convince, non scordiamoci sempre perché viene magari tenuto meno in considerazione l'Emiral, che è molto forte, però compri un giocatore che ti mette a posto la difesa per i prossimi anni, quindi hai deciso di spendere quella cifra, ma se verrà valorizzato lo potrai comunque rivendere a una cifra decisamente maggiore, però intanto lo sforzo economico. Devono prendere esempio dall'Ajax, si ritorna sempre qui, è una società che dimostra non solo di saper allevare i suoi calciatori, ma è una società che dimostra anche di saper fare il trading, perché De Ligt è un giocatore che si è formato in casa Lancieri e viene, se viene ceduto, se passa la Juventus se ne parla per 70 milioni, sì, più o meno. Sì, si pare che siamo molto vicini ai 75 chiesti. Allora, 70 milioni per De Ligt, più quelli che sono stati spesi per altri calciatori che giocheranno quest'anno nel campionato, fanno una discreta cifra. La Juve deve fare attenzione a queste cose, anche perché la Consob ha acceso un faro che
poi si è spento, ma voglio dire, non è detto che questo faro si riaccenda di nuovo, perché può darsi che i conti in casa bianconera, non dico che non siano ottimali, ma potrebbero, come dire, avere qualche, diciamo così, dare luogo, lo dico da avvocato così, dare luogo a qualche perplessità. Secondo me Sarri dovrebbe fare un planning e dire: questo sì, mi serve, questo sì, questo no, no, questo sì, questo sì, no. Questo sì. Il mercato lo fa la società. Lo Sarri fa la società. Avrà detto la sua, lui. Lo fa è la società. È stato presentato, sì. E ha detto: parlerò con 2-3 giocatori. Sì, va bene, allora. Quelli con cui ha parlato. Ma la società ha iniziato le trattative già prima che si decidesse di cambiare la guida tecnica. Torno al telefono perché poi ce n'è una interessante. Dovevamo dare una risposta al telespettatore, sì? Di prima. Vado solo al telefono perché sennò si sovraccaricano le linee. Pronto? Pronto? Abbassami il televisore, per favore. Pronto? Pronto. Ecco, adesso ti sentiamo. Ciao. Buongiorno a tutti, sono Giampiero, chiamo da Legnano. Ciao Giampiero. Ascoltate, io volevo dissentire dalla scuola, non capisco perché è un giocatore fantastico che mi ha di essere ceduto nel bacino della storia. Seconda cosa, mi auguro che Ken non venga venduto, perché non capisco perché, ma che è stato condannato, è stato un giocatore famosissimo che vale non so quanto. Secondo me ha delle prospettive enormi di crescita, se non essere venduto veramente sarebbe una cosa assurda. Aspetto la vostra risposta. Grazie a te, anche lui per i giovani, quindi possiamo inglobare il discorso. Prego Dani, se vuoi rispondere, perché poi su Keno sì, sono velocissimo perché era una domanda molto interessante. Il telespettatore di prima parlava di questo Messi che al di là del Barcellona. Io farei questo discorso che tanti forse sottovalutano, cioè vale a dire, guardiamo anche Cristiano Ronaldo, quando è diventato il Cristiano Ronaldo devastante? Quando è arrivato al Real Madrid? Noi spesso pensiamo che un giocatore da solo possa fare la differenza, indubbiamente Ronaldo e Messi sono i più forti, però se non sono supportati da un grande collettivo, questi non diventano i campionissimi che noi conosciamo. Quante volte ha tolto le castagne dal fuoco Iniesta, Xavi, Suarez al Barcellona? Nella finale di Berlino, Messi contro la Juve, che cosa ha fatto? Non l'ha decisa Messi, tanto per il telespettatore, secondo me, ha fatto questo paragone perché ha sentito tante critiche nei confronti di Ronaldo. Ma Ronaldo cosa ha portato alla Juve? E però come è uscita la Juventus anche con Ronaldo? Allora lui ha preso i due più forti al mondo e ha detto sì, critiche a Ronaldo, però guardiamo anche Messi alla fine. Io invece volevo tornare il Barcellona di Messi, era arrivato quasi in finale, ricordiamoci la partita del Barcellona, i gol che ha fatto Messi, cioè, avvocato, è stata una Champions, è stata una chiedo a voi e a casa, chi è che avrebbe scritto nessuno. Le squadre che sono andate finali, no, Liverpool si poteva scrivere nessuno, però ci sono delle squadre che comunque sia il loro compitino per arrivare in semifinale l'hanno fatto, e tra queste inserisco il Barcellona, perché la partita che ha giocato il Barcellona è stata squisita e Messi è stato eccezionale. Noi, ma non è bastato neanche lo lui. So, non è bastato, però voglio dire, come ha detto il telespettatore, Messi ha avuto di meno quest'anno, sì, ha avuto di meno, ma la Juventus ha avuto molto molto di meno, pur avendo puntato all'80% su un giocatore come Cristiano Ronaldo. Come hai detto giustamente tu, il calcio è uno sport di squadra, cioè è uno sport collettivo, nel senso che ognuno fa la sua parte, ognuno dà un apporto e poi l'apporto globale è il risultato. Devo dire una cosa su Ken. Il telespettatore che ci ha appena chiamato diceva: io spero che la Juventus non faccia questo errore, cioè ce l'hai che lo ceda. Un campione potrebbe però cederlo con l'inserimento di una clausola per poterlo riavere, perché molti ovviamente pensano: cedi Ken adesso, ha l'esplosione, e poi cosa fai? Lo ricompri, vedi Pogba magari a 150 milioni. Una sorta di ricompra alla Morata, insomma. Una ricompra o comunque... Secondo me Sarri dipende quest'anno... quanto spazio... Bisogna aspettare a fare i conti, perché bisogna vedere quali sono le opportunità ovviamente, ma anche quanto...
quanto spazio potrebbe arrivare alla Juventus, perché se arriva un certo Mauro Icardi, l'attacco della Juventus, l'avvocato, sei perplesso, però io devo leggere questa mail in difesa dell'avvocato. Dopo tanti attacchi, Walter scrive: vorrei dire al signore della bocciofila che se seguisse la primavera avrebbe visto giocare predestinato Nicolussi Caviglia, lo ricordo, è stato anche convocato nelle ultime gare da Massimiliano Allegri in prima squadra, il portiere Loria che il prossimo anno nell'Under 23, altri che sono stati richiesti, non sono tutti scarsi, no, non tutti. Lui faceva un discorso della primavera in generale, obiettivamente ha avuto difficoltà nel suo campionato, però ci sono già delle individualità, molti puntano sui giovani, Secondo me Sarri, Moise Kean quest'anno, cioè Moise Kean quest'anno rimane ancora, perché emerge comunque questo, una Juve che sta cambiando pelle, una Juve che vuole, diciamo così, ritornare ad essere molto giovane. Quindi i giocatori e giovani. Vuole il bel gioco ma continuare a vincere. Vuole questa volta penso che lui voglia il bel gioco e dare spettacolo. Oltretutto sappiamo perfettamente che una grande squadra non può prescindere da avere tre grandi attaccanti, quindi se, come ricordavano i telespettatori, Mandžukić e Higuaín dovessero partire, come assai probabile, e tu dovessi anche prendere o Chiesa o Icardi, uno dei due dovrebbe arrivare, chiaro che Kent lo debba tenere, non puoi giocare tutte queste partite solamente con Chiesa e Ronaldo, devi allora, averne un altro. Quindi paragonare Mbappé a Ken non ha senso, per questo motivo. Mbappé è molto più rifinito a livello di talento di Kean, e cioè Mbappé ha dimostrato anche di più, è giocato di più, è titolare. Kean ha qualche limite, però ha anche tanti pregi, è capace di grandissimi recuperi, ed è un giocatore e vede la porta, vede la porta, Mbappé la centra. Però posso ricordare che Kean ha trovato anche molto più spazio causa infortuni, perché altrimenti, conoscendo Allegri, sarebbe stato dosato molto di più. Sappiamo che lui con i giovani e i nuovi anche ha un inserimento molto graduale, è una delle critiche che maggiormente che è stata state mossa, certo, ad Allegri, però ha avuto la necessità e quindi Kean ha giocato di più, ogni volta che entrava faceva gol. È normale che i telespettatori dicono: ma scusate, anziché andare a cercare tanto in giro, intanto teniamoci, facciamo crescere Moise Kean. Devo dare la linea alla regia, prima vi leggo questa mail che poi commentiamo. Alla Juve serviva primo in assoluto un grande difensore, è stato preso il meglio del meglio, arriverà una grande punta come Icardi, anche a me piacerebbe Pogba, ma dove li prendi altri 150 milioni per acquistarlo? Siamo seri, per favore. Perfetto. Stessa cosa giusto, che ha detto perfetto, l'avvocato, giusto, che ha giusto, detto Daniel, giusto, che dico io da diversi giorni, e poi ti aggiungo 150 milioni per prenderlo e l'ingaggio. Che arrivi già a 12 e devi dare a De Ligt, anche a Rabiot, a un ingaggio bello pesante. È vero che magari ti alleggerisci di quello di Higuaín e di altri, però obiettivamente diventa dispendioso. Breve pausa, poi l'ultima parte di tutto lo stadio. Dai inizio a qualcosa di vero. Partecipa ai nostri eventi e conosci persone interessanti e pronte per una storia vera. Mythic. Che occasione all'Autofrancia. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con l'Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo: Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat, Alfa, Lancia e Jeep in pronta consegna. Questo mese gli sconti sono davvero pazzeschi. Pensate, fino a 7.000 euro di sconto sulle autovetture nuove. Se cercate invece delle alternative alle autovetture nuove, Autofrancia ha messo a vostra disposizione oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero, Autofrancia vi fa lo sconto rottamazione fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. C'è un'offerta questo mese veramente da non perdere, perché Autofrancia ha messo a vostra disposizione 5 Fiat tipo 5 porte, 1.400, 16 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi parliamo della versione più accessoriata in assoluto della Fiat tipo, avete il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17, il bracciolo, avete veramente tutto. Nuova chilometro zero, non state sognando, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Quindi
resta che darvi l'appuntamento qui da noi. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi ricordo che siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Consultate il nostro sito www.autofrancia.it e veniteci a trovare qui da noi in Corso Francia 341. Vi aspettiamo! Passiamo al monovolume di casa Honda, il monovolume compatto, pensate, solo 4 metri per la nuova Honda Jazz, con caratteristiche di spazio uniche nel suo genere, perché è un'auto davvero spaziosa, sia come bagagliaio, come abitacolo, tanta versatilità grazie ai suoi sedili magici che si sollevano e si abbassano, generando davvero tanto spazio all'interno della vettura, unico nel suo genere, un'auto davvero che si distingue da tutte le altre proprio per queste caratteristiche. Pensate, su Honda Jazz arriviamo a supervalutazione della vostra permuta o rottamazione fino a 3.700 euro di supervalutazione, e potete portarla a casa a partire da soli 12.800 euro, un prezzo piccolissimo per un'auto con così tanta tecnologia e con così tanti contenuti. E soprattutto anche per Jazz, come il resto della gamma, abbiamo previsto un piano finanziario davvero incredibile. Pensate, solo 173 euro al mese, non pagate niente d'anticipo, niente di maxi rata, quindi solo la rata, 173 euro al mese, e la Jazz la portate a casa. Venitela a provare su strada, venitela a scoprire qui da noi in Corso Giulio Cesare 320 a Torino. Volata finale per tutto lo stadio, vado al telefono e poi continuiamo a parlare anche della Juve di Sarri. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno caro, sono Giovanni, chiamo da Stradella. Benvenuto. Volevo dire, aggiungere quello dell'avvocato sul fatto dei conti, no, il conti del... La tua collega di nome Caterina, qualche trasmissione fa, ha dato un giudizio giustissimo della Juventus. E noi siamo i più piccoli delle grandi. Mi sembra un giudizio molto azzeccato. E poi una cosa volevo ricordare. Daniel, abbiamo fatto due grandi acquisti, perché Ramsey e Rabiot a costo zero. In trasmissione ieri a un telespettatore è stato chiesto un voto sulla campagna acquisti della Juve di quest'anno. E lui ha dato un 6 meno meno. Angelo, che presentava, è rimasto un po' sorpreso. La miseria, era così basso. Perché abbiamo preso Rabiot, se Rabiot e Ramsey fossero costati tutte e due 60-70 milioni di euro, il suo giudizio invece di essere 6 meno meno sarebbe stato 9 meno meno. Questo è il mio giudizio. E poi l'ultima cosa e poi vi lascio. Sulle vostre teste vedo scorrere i titoli e c'è sopra che Romero ha fatto le visite e ritorna ancora a Genova. Non possiamo mandare a Genova Rugani, tanto dopo 4 anni non abbiamo più niente da scoprire da Rugani. Almeno non faccio un viaggio a Lourdes e si immerga nell'acqua santa e non esca miracolato. Il problema è, io dico questo, che voglio solo un vostro parere. Grazie, grazie caro, grazie ai tuoi ospiti. Grazie a te, ci ha dato tanti spunti. Romero è del Genova, quindi è tornato a fare qui, per le visite mediche di rito. Perché la Juve l'ha acquistato, però lo lascia in prestito. Esatto, non dimentichiamo che la proprietà è Jay, così come questa, quindi tutti gli adempimenti sanitari sono a carico della società, diciamo così, acquirente, e poi ritorna al Genova. Mandare, non ho capito cosa vuole dire il telespettatore. Cioè ritenere Romero e mandare Rugani a Genova implica altre procedure diverse. E poi comunque Rugani è un giocatore che potrebbe avere un mercato, secondo me, più importante, con tutto rispetto per il Genova. Se la Juve dovesse cederlo, non lo cederebbe a Genova, ma lo cederebbe a una squadra di fascia, direi, superiore. Però vedete, come diciamo noi, c'è Sarri che ovviamente stravede per Rugani. Ma già prima c'era stato l'interesse da parte della Lazio, ma avevano bisogno, soprattutto quando è andato via Benatia, avevano bisogno di un altro giocatore in quel ruolo. Sarri secondo me... impiegato non tantissimo, però il telespettatore è stato chiarissimo, secondo me, dice cosa ci sta a fare Rugani, che cosa ci deve ancora dimostrare dopo questi anni. Era atteso al varco, aspettavamo tutti la famosa esplosione che non c'è stata, e forse lui rivedrebbe qualcosa anche. Stavolta l'avvocato lo faccio io, ma non del diavolo, ma della tattica. Secondo me un'ultima chance potrebbe averla quest'anno, perché Sarri è un modo di giocare completamente diverso rispetto ad Allegri. Cioè Rugani è stato un pochettino costretto dal gioco di
mister Allegri a difendere sull'uomo. Su questo abbiamo visto che non è eccezionale, per usare un eufemismo. E torniamo sempre a dare le colpe ad Allegri, mentre per no, i cambi di ruolo, per le interpretazioni. Però, mentre Luganio è un giocatore abituato a difendere sulla zona, verso la palla, e quest'anno dovrebbe tornare a giocare in questa maniera. Proviamo a vedere. Chance per Lugani, secondo Daniel Pisani. Io volevo con voi prendere ancora una telefonata e poi farvi vedere la nuova Juve che ci ha... Io volevo dire poi una cosa su Sarri, perché è un aspetto particolare. Allora aspetta, così non facciamo aspettare. No, non facciamo aspettare. Pronto? Pronto? Vai, avvocato, non è pronto. Quando Sarri era a Napoli, ricorderemo, e il Napoli, come dire, era stato quel campionato vincente, prima il Napoli, poi alla fine la Juve, eccetera. Sarri in realtà aveva poche, diciamo, doveva fare fuoco con la legna che aveva, e praticamente non poteva assolutamente permettersi di perdere dei giocatori. Nonostante questo, il Napoli ha tenuto quasi fino alla fine e poi si è sfiancato, perché aveva puntato tutto sul campionato, abbandonando l'Europa League e la Coppa dei Campioni. Ma questa mentalità Sarri comunque sia ce l'ha, e secondo me questa mentalità Sarri la porterà anche alla Juve. Per dire che cosa? Per dire comunque che, abituato a fare fuoco, togliamo l'esperienza, diciamo così, europea, abituato a fare fuoco con poca legna rispetto alla Juve, secondo me sarà in grado di andare a recuperare calciatori che con la gestione Allegri sembravano in procinto di fare le valigie e andarsene via. Insomma, un Sarri che cambia, perché secondo me sì, lo ha detto, qui è un altro tipo di società, dovrò adattarmi addirittura io ai grandi giocatori che ho a disposizione, rimanendo però se stesso, perché giustamente ha fatto notare Angelo che è bravissimo a recuperare o fare dare il meglio di giocatori. Chi era Usai o Isai prima che arrivasse a Napoli? Tanto appunto, per fare un esempio. Appunto. E poi la questione, il discorso Icardi, tenete presente che questo giocatore qua, voglio dire, è un brand. Che cosa vuol dire? Bravo, buono e tutto eccetera. Ma io non vorrei, cioè penso che se dovesse arrivare Icardi, qui ci sarebbe uno scontro di due galli in un pollaio, con ripercussioni sull'intero spogliatoio, che forse neanche, diciamo così, il buon Buffon sarebbe in grado di gestire. Questa è la mia opinione. Io volevo farvi vedere queste due Juventus che ci ha mandato un nostro telespettatore, che mette Donnarumma ormai lontano, però... De Ligt, Bonucci, Chiellini, addirittura una difesa 3 con Cuadrado, Ramsey, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Douglas e Ronaldo. Questa sarebbe una Juve da urlo. Il suo sogno però è un 4-3-1-2, quindi con il trequartista. 4-3-1-2, vediamo un po'. 4-3-1-2, Ramsey, Pjanic, Rabiot, Pogba e Dybala, Ronaldo. Qual è quella di destra? Questa qui, un 4-3-1-2. Quella di destra mi piace molto, non credo che Donnarumma sia... sarà il portiere della Juve, rimarrà sicuramente Szczęsny. Su Emre Can sono perfettamente d'accordo, mi fa piacere che qualcuno la pensi come me. L'hai già detto. Se dovesse arrivare un trequartista, il mio sogno sarebbe Isco, che non costerebbe 150 milioni. E davanti, qui andiamo un po' in disaccordo, ma ci vogliamo bene lo stesso, Angelo e io, insieme a CR7, io ci metto Icardi. No, ma tecnicamente... come dire, nulla questo, nessuna discussione, e caratterialmente sì, che potrebbero, ma più la donna, la moglie manager che non lui stesso più, lo so, però poi il riflesso è, come dire, sai, lui è più una vittima, se vogliamo, cioè lui è una vittima in tutti i sensi, perché è sposato ed è, diciamo così, dipendente della moglie che gli fa da manager. Volevo tornare ai messaggi perché ho ancora pochissimi minuti. Ciao Carlo, se vogliamo la Champions ci vogliono più italiani, guardate la formazione del 95, Davide da Milano, sposa un po' quello che diceva anche l'avvocato sui talenti da crescere. Figuriamoci se Sarri ci ripensa su quel paracaro di Manzo, che ci non gli serve a nulla, è solo lui che la fa difficile, alla fine riusciremo a liberarcene, via via, lui che dirà Matuidi, Cuadrado, Higuain... addio. Effettivamente noi stiamo commentando quello che ha detto Mario Mandzukic, che vorrebbe restare, no? Poi ho detto giustamente vediamo cosa farà la società, lo dico anche agli amici che ci stanno scrivendo su Twitter. Non pensate che la Juve debba prendere ancora qualcuno in difesa sulle fasce di sinistra che destra? Desciglio, Alessandro, Cancelo, Angelo da Torino. Volevo tornare, sì, ve l'ho letto apposta, a questo discorso che abbiamo fatto dall'inizio, ecco qua, sulla difesa. Certo, sarebbe da prendere, però guardate, bisogna avere questo, cioè
un borsellino, anzi capiente, per poter fare ulteriori acquisti che secondo me in questo momento non sono più economicamente alla portata della Juve. Io sono convinto comunque che dovesse partire Cancelo, non arriverà un big, però un giocatore importante con buona esperienza sulla fascia destra arriverà, senza dimenticare, come mi fa piacere che l'abbia sottolineato anche il telespettatore di prima tramite la sua fotografia, che abbiamo anche Merchan, che alla bisogna può giocare anche in quel ruolo, però chiaramente non bisogna lasciarlo da solo. Comunque quello che sta emergendo è, anche in questa trasmissione, nonostante e giustamente le critiche, è che i talenti, se ci sono, e ci sono, devono essere giovani, perché o vengono acquistati a parametri zero o vengono elevati in seno alla società e poi comunque sia danno garanzie, infortuni eventuali a parte, di lunga durata. Perché è vero, ad esempio, lancio questa provocazione di fine trasmissione, Dybala, in realtà oggi come oggi si fosse dovuto pensare di scegliere tra Dybala e De Ligt, la Juve non avrebbe avuto neanche un attimo di ripensamento, cioè di esitazione, De Ligt e basta. Vado ancora con i messaggi. Mauro da Otranto, tre brevi considerazioni. Grazie Marione e Sammy per quello che hanno fatto come il loro ciclo Juve finito, non mi convince Chiesa soprattutto a prezzi folli, se Cancelo va via metterei al suo posto Ciana, corsa, forza e poi al momento opportuno far scendere la difesa a 3. D'accordo con te. D'accordo quasi su tutto praticamente, anzi direi su tutto, perché anch'io su Chiesa ho qualche perplessità, non nel suo valore, ma non lo vedo ancora un giocatore decisivo. Magari lo diventerà, non è una critica a Chiesa, ma come ho detto prima la Juve ha bisogno immediatamente di giocatori affermati che diano sicurezza, non può aspettare. Sul mercato, allora, se vendiamo Ken, Mario e Higuain e prendiamo Icardi e Chiesa, i dirigenti sarebbero fantastici, quindi questo telespettatore darebbe un voto altissimo al mercato. Vi leggo questo messaggio che dice la stessa cosa che ci ha detto un amico che ha chiamato al telefono, questo è Alessio da Cuneo. Sento diffidenze su Ramsey e Rabiot, secondo me solo perché sono arrivati a parametro zero, fossero stati pagati 50 milioni il parere sarebbe diverso. Pogba arrivato alla Juve, chi lo conosceva? Pirlo arrivato a parametro zero, Vidal pagato una cifra mediocre, guardiamolo in campo. Quindi Alessio fa una distinzione, come anche il telespettatore che ci ha chiamato prima, dicendo non hanno cifre clamorose, ma poi magari certamente, vediamoli in campo. Certamente la Juve ha bisogno di osservatori per dire, come quando si va al mercatino delle pulci, e bisogna avere l'occhio esperto per individuare il pezzo pregiato in mezzo a tutte le cianfrusaglie, anche il pezzo pregiato che per dire si presenta magari un pochettino ammaccato. Dico questo perché continuo a sostenere che un grande dirigente che aveva occhio è quello che attualmente si trova al Milan, e vediamo come sta cambiando il Milan sotto la gestione Marotta. Vediamo come sta cambiando l'Inter sotto la gestione Marotta, vediamo che cosa sta capitando comunque sia in casa Juventus. Per fortuna ci sono queste considerazioni che sposano la mia teoria, non è perché compri per dire un pezzo, lo porti, l'ho pagato pochissimo, se paghi poco vale poco. Pago poco perché so che vale, pago poco perché ho fatto l'affare. Vi leggo ancora questa mail di Edoardo che torna sulla difesa. Una considerazione, a me sembra che la società in un settore come i terzini stia dimostrando pressapochismo. Sai che hai cambiato allenatore nel momento più topico della stagione, che adesso la preparazione, ci troviamo senza terzini, Cancelo la testa altrove verrà ceduto, o al Barça o al City. Sandro in ferie, Pellegrini giovane, verrà mandato in prestito, rimaniamo con De Sciglio che non mi pare un fenomeno. È normale così, sono preoccupato per la stagione. Non è ancora iniziata. Diamo il tempo al tempo. Perché andare a comprare un terzino, ripeto, oggi non è assolutamente facile. Pensiamo che alla richiesta del Tottenham 45 milioni per Trippier, veramente mi sembra follia pura, ecco. Quindi non è pressapochismo il discorso che il mercato non offre tanto, così come a centrocampo. Parliamo di giocatori di altissimo livello che possono fare la differenza, perché se dobbiamo fare numero, allora ne andiamo a prendere quanti ne vogliamo. Daniel, c'è un'offerta anche Usai. È proprio quello. Tu in teoria hai già due top a destra e a sinistra, uno che non ha tanto dimostrato, sto parlando di Alessandro, grande continuità, un
altro che può imputargli ancora qualche carenza in fase difensiva, ma è sicuramente un altro profilo, uno non ti convince, l'altro lo vuoi vendere, allora la domanda è che cosa intende fare con la difesa questa Juventus? Leggiamo ancora questa mail di Matteo. Mi chiedo, andiamo adesso invece nel reparto offensivo, mi chiedo perché Icardi è incompatibile con Ronaldo, se gioca Ronaldo non può giocare Icardi, e poi abbiamo già Sarri che non c'entra nulla con la Juve, perché aggiungerne un altro? Poi Ramsey è forte, ma bisogna vedere se sta più in campo in infermeria, se poi Matuidi dovesse essere ceduto, ditemi voi chi è in questa rosa che fa legna a centrocampo. Su Rugani vorrei dire che non viene ceduto semplicemente perché non ha richieste, non ci sono altre verità. Matuidi fa legna, c'è un grosso punto interrogativo su Matuidi. Sì, non è certo che parta Matuidi. Non è certo, ma come ho ripetuto ormai tantissime volte in questi giorni, quest'anno gli incedibili sono veramente pochi. Forse tranne Ronaldo e qualche un altro paio di giocatori, nessuno, perché abbiamo visto anche, tra virgolette, il caso Szczęsny, poi immediatamente messo a tacere quando si era aperta, diciamo così, la pista Donnarumma, si è parlato di un Szczęsny allo United, non dimentichiamocelo, quindi nessuno è intoccabile in questa Juventus, Ronaldo a parte, ma come ricordava Angelo, Ronaldo è un brand, è un'azienda. C'è anche da dire questo, che la Juve secondo me è alla ricerca di un portiere italiano, perché quasi sempre la Juve ha fornito il proprio portiere alla nazionale. E anche la difesa. No, e anche la difesa in generale. Sì. Lo zoccolo duro della difesa è sempre stato formato da giovani italiani nazionali. Sì. Siamo arrivati purtroppo in chiusura. È un peccato, però spero che ci possiamo rivedere ancora in questo mese. Assolutamente, grazie allora all'avvocato Angelo Maria Cignatta, nostro Daniel Pisani, grazie, per Angelo, essere stato caro. Con noi. Grazie come sempre a voi che ci avete seguito in questo spazio dedicato ai vostri commenti. Come sempre io vi invito a rimanere sintonizzati. Restate sotto plan. Buon proseguimento. Su Onda Jazz arriviamo a supervalutazione della vostra permuta, rottamazione fino a 3.700 euro di supervalutazione e potete portarla a casa a partire da soli 12.800 euro e soprattutto anche per Jazz come il resto della gamma abbiamo previsto un piano finanziario davvero incredibile, pensate